torniamo a parlare di Bambu Lab 1, perché sì, io non mi sono mai dedicato a fare un video appunto della questione di Bambu Lab A1. Per chi non lo sapesse, lei è la Bambu Lab A1, l'ho acquistata al drop, quindi il 14 dicembre su per giù, è arrivata, molto bella, funzionava, una figata assurda, però piano piano, mamma quanta polvere ci sta, sono iniziate a uscire dei problemi. Questi problemi erano, diciamo, per il piatto. Ovvero Bambu Lab dichiarava che lo 0,1 delle persone che avevano acquistato questa stampante avevano un problema che praticamente qui dietro, vi metterò le foto per farvelo capire, si spaccava questo cavo qui e quindi c'erano dei problemi a riguardo. Quindi vabbè, vedendolo dalla foto io non avevo questo problema, ho detto ok, a me non tange, non frega nulla, sti cazzi, io continuo a stampare 2-3 settimane, arriva un'altra mail dove mi dicono blocca immediatamente la stampante. Da lì c'è stato un tira e molla di mail, varie cose dove mi spiegavano che praticamente ci poteva essere questo problema, anche se il cavo era integro, quindi c'era un problema di fondo con questo cavo e questo piatto. Ok, ho aspettato, l'ho bloccata, ho continuato a stampare con la P1P come sempre, fin quando non è arrivata un'altra mail e un ticket proprio sul mio account di Bambu Lab. Il ticket mi diceva in sostanza: due sono le opzioni. La prima, o rispedisci, impacchetti tutta la stampante, la smonti, la rispedisci e ti rimborsiamo quello che l'hai pagata, io l'ho acquistata con l'AMS, ti rimborsiamo il costo totale e ti diamo un buono da spendere sul nostro sito di $89/89, adesso non ricordo bene. Oppure la seconda è il piatto nuovo, ti arriva a casa, non paghi nulla, te lo monti e ti diamo €129 da spendere sul nostro sito. Io, essendo un po' stronzo, ho scelto la seconda perché appunto non avevo questo problema, però loro dicevano non la devi usare, mi sono affidato alla ditta in questione e oggi montiamo il piatto insieme, così ci facciamo anche una chiacchierata nel mentre. Sarà un video un po' diverso, ogni tanto vedrete delle parti dove magari non parlerò, ma magari sarà coperto da musica perché bestemmerò così tanto che solo io lo so. E mettiamoci subito all'opera. Allora, partiamo subito presentando tutti gli strumenti, che poi sostanzialmente me ne serve solo uno, che è questo qui, per svitare. Questo è tutto il pacchetto che ci ho fatto anche un video, una recensione sulla Bambu Lab, lo trovate qui in alto a sinistra, così magari se volete vederla in opera. Qui abbiamo il piatto nuovo, qui ci sono delle viti e c'è anche un nuovo strumento da mettere, piano piano ci arriviamo e vi spiego come può funzionare, come funziona il tutto. Allora, vediamo qui ci sono dei tappi, dei buchini, lo monterò tutto nuovo, così non possono rompere più i coglioni più di tanto, che vi giuro io questo non ho capito cos'è, è siliconato, andrà dietro poi sulla stampante, ma non riesco proprio a capire a che cazzo possa servire, però vabbè, loro dicono di installarlo, io lo installo, non è un problema. Qui ci sono le solite vitine, c'è anche un pezzo di nastro isolante tipo, che ho già visto, perché loro, però c'è da dire questo, attenzione, c'è stato questo problema, però loro supporto al 100%, ragazzi, fanno, cioè il supporto Bambu Lab è qualcosa di incredibile, è davvero funzionale, porca troia, ti mandano tutto nuovo a casa. Qui è il piatto, la parte di sotto, ci sono tutta la cavettistica, ok, va bene, due cavi, due plug, tre, la messa a terra. Bene, lei è la Bambu Lab, come inquadratura per me va bene, ci siamo. E niente ragazzi, io inizio a smontare. Come prima cosa qui ci sono dei gommini protettivi, credo. Li vado a togliere, appunto il loro strumentopolo giusto. E dopodiché mi accingo a smontare, a svitare queste viti. Sono quattro viti e la quarta è andata, quindi noi abbiamo smontato il piatto, è questo qui quello vecchio, adesso andiamo a ribaltare la stampante e piano piano apriamo tutto il retro della stampante e cerchiamo di andare sulla scheda e togliere il vecchio piatto, scollegarlo sostanzialmente. Dopodiché andremo ad appoggiare su un lato la stampante. Bambu Lab dice di appoggiarci qui, io ho preso uno Scottex già usato onde evitare casini e cadute involontarie. Sostanzialmente la macchina deve stare così, ho un po' paura. La cosa bella di avere un tavolo con le ruote è che puoi fare questo,
ruote un po' malandate già, e mostrarvi dove andiamo ad operare. Per prima cosa andiamo a togliere tutti questi connettori e tre, andiamo a disconnettere l'USB-C. Continuiamo smontando, o meglio svita, mamma quanta polvere raga, da un po' che non la uso, svitando 1, 2, 3, 4 e 5, 6, ci sono 6 viti, andiamo a svitarle. Tolta questa placca, c'è del PLA all'interno, incredibile. Quando fate queste cose, mi raccomando, cercate di ricordarvi dove mettete le viti, perché a me spesso e volentieri le appoggio da una parte e poi me ne dimentico e poi le perdo. Smontata la parte di sotto, dobbiamo smontare altre viti, ovvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Andiamo. Arrivati a questo punto, dobbiamo togliere questa plastica. Ok, una volta rimosse le plastiche, dobbiamo andare a operare. E con molta calma e fatica ci tiriamo fuori tutti questi cavetti. Voilà. Signori, il gioco è quasi fatto. Bene, il piatto vecchio l'ho smontato, adesso monterò il nuovo, però volevo fare due chiacchiere per tutta questa situazione, perché su internet, nei vari gruppi di stampa 3D, è nata una questione, ovvero Bambulab ha invitato tutti noi cittadini europei a farsi fare un controllo una volta rimontato l'altro piatto. Apposito, fatemelo qual è il vecchio e qual è il nuovo. No, sto scherzando, questo è il nuovo. A farsi controllare la stampante da un personale addetto, dovrebbe rilasciarti una certificazione, però sono stati un po' vaghi, nel senso, sul sito, l'ho letto poco fa, c'è anche scritto che potrei essere io stesso a fare una certificazione qualora io fossi un elettricista. Sul web però c'è stato un po' un casino, un casotto, io non lo faccio, io così, io quella. Ok, cioè sostanzialmente a Bambulab frega un cazzo. Tu lo fai, fai la certificazione, va bene. Non fai la certificazione, se ti esplode la stampante, Bambulab se ne lava le mani. In sostanza il succo del discorso è questo. Tornando a noi, adesso riportiamo la stampante in posizione originale, facendo molta attenzione a questo blocco, perché andiamo ad installare il nuovo piatto. Ok, ho installato le quattro viti, sembra funzionare. Adesso rimetto anche i gommini. Ok, torniamo alla posizione di ribaltamento della stampante. Passo molto importante è questo, portiamoci dietro tutto il piatto, non facciamoli fare delle pieghe strane a questo cavo, ok? Che va dal piatto, appunto, adesso dovrà entrare qui dentro, ma lo prendiamo e lo rivoltiamo verso la stampante e andiamo a inserire tutti questi cavi dentro al buco. So che voi non state vedendo, quindi vedete il buco qui? Ok, ci inseriamo tutti i cavetti piano piano. L'importante è che il cavo abbia questa forma qui. Che rimanga in questo modo. Una vista dall'alto, il cavo, bene o male, deve rimanere così. Dobbiamo continuare a far passare i cavi. Qui c'è un buco. Che si vede e non si vede, dobbiamo far passare qui questi tre cavetti. Non hanno importanza l'ordine di come vengono messi questi due connettori, il terzo va qui e direi già di connetterlo. Adesso andiamo a connettere questo qui dove l'abbiamo tolto prima, da qui, semplicemente avvitando la vite. Una cosa molto importante che ci chiede Bambulab poi sono questi cavi qui, che vanno passati rigorosamente qui in mezzo. Ok, adesso mi toccherà un attimino
stoppare la registrazione e fare delle foto. Ok, tornati qui, dobbiamo rimontare la placca principale. Questa è la posizione che deve avere il cavo. Adesso bisogna solo loccare questo, va bene. Adesso rimontiamo l'ultima placchetta. Arrivati a questo punto andiamo a ricollegare tutto questo blocco. Credo che ci siamo, la bambola B1 è stata rimontata, l'importante alla fine di tutto è avere il cavo con questa piega. Questo è importantissimo. Adesso andiamo ad installare il silicone, che era quello che inizio video che vi dicevo, ma chissà cosa serve questo. Allora, di base va messo in questa posizione, proprio qui dietro, è semplice, più o meno, e tenerlo per 3 secondi, così. Ok, ci siamo. Oh, eccoci qua con la stampante in funzione. Allora, è stato abbastanza semplice perché una volta che l'ho rimontata, Bambulab ti fornisce un G-code, tu lo inserisci nella micro SD, fai partire il tutto e devi fare una calibrazione del piatto. Sostanzialmente sono 3 viti sul piatto, le avviti o le sviti per far arrivare l'ugello quasi vicino, ok? Dopodiché ho fatto la prova e ragazzi, sono passate almeno 2 settimane da quando ho girato il video del montaggio e sta andando una bomba, è tornata al 100%. La mia fortuna è stata che appunto con questa cosa qui della regolazione del piatto ho davvero fatto mezzo giro su una vite. Infatti mi sono meravigliato di questa cosa, grande Bambulab. Ragazzi, questa è tutta la questione per il cambio piatto della 1, ripeto, tornata normale, tornata in posizione, la MS funziona, hanno aggiunto delle feature con l'ultimo aggiornamento come il rilevamento del piano di stampa, del piatto di stampa, questo, se non c'è, se l'attivi dal menu, lei se ne accorge quando non c'è questo, quindi non andate a stampare direttamente sul piatto riscaldato. Hanno fatto delle piccole migliorie lato software e funziona alla grande, straconsigliato. E ovviamente questo bellissimo filamento rosa l'ho acquistato insieme ad altri accessori che dovrò provare. Attenzione, piccola chicca, ho comprato anche uno 02, un ugello da 02, appunto magari per dei progetti futuri che non voglio spoilerare adesso, ma ne vedrete delle belle. Vi ricordo che in descrizione trovate il link social e vai a vedere l'ultimo video.